vi possiamo chiamare? Se no, ma meglio dalla madre. Ma che visione! La tuba. Questi strumenti rapanelli difficili, pericolosi, soprattutto pericolosi. Se te la sulla testa la fai. Beh, fa male, non lo senti. Da terzo, sono da terzo perché mi serve. Allora, facciamo. Astro del cielo. Ma perché? Non ce l'hai? Perché no? Ma tu non sei due per le parole? È bene per lei? Dentro! Uno, due, tre, sacco! Pronti? Anzi, colgo l'occasione per iscrivervi al corso. Il corso è aperto a tutti, da 0 a 99 anni, quindi non ci sta problemi. Allora, seconda fila, contralti, tenore. No, poco più qua. Poi. Ciao. Poi dopo, trombe. Se loro stanno qui, no? Ne siete in quattro, dove andate? Dove mettete? No, da qua. Dai, Grassetti, non ride, qua, Grassetti. No, però scusami. No, non resisto assieme perché io le dico grosse, dopo no. Puoi dire ciò che vuoi. Senti, con quella bocca puoi. No, aspetta. Oh. No. Le attrici devono. Maria Romo di Maria si chiama nonna. La conoscerà, sì, la conosce. Romo di Maria. Allora, la famiglia di mia nonna non me la ricordo come si chiama. Io sono Benanzito. Cerqueto? È originario di Grionia? No, sì, siamo da tutta la famiglia mia. Io sono quella parte emigrata. Però ero. Via San Giuseppe. San Giuseppe, però. Del resto del Carlino. Del resto del Carlino, qui ci tratta Ivana. Bene. Fare gli articoloni. Guarda, io i parenti miei. Ah, non sarà sono qualche. Stato dando fuori. Io vengo qua a Corioli e mi dici tutti, ma tu sì, ecco. Io francamente. Mi dispiace pure, no, ma mi dispiace pure, capito? Il vino, no? Dove? Dove ce l'era? Qua sono già tu. Allora fatto la poesia. Lucassetto se rimbi. Tanto acqua e poco vi, Lucassetto se rimbi. Allora con me il nome e cognome, perché adesso è Dago, chiedo pure. Questa è storia,
com'è che si chiama? Lei si chiama Lina. Castignana. Lina de Castigna. Lina de Castigna. Lina de Castigna, bravo. La cantina era de Castigna. L'ugarito si carcava, gli occhi là i bagni segliava. Ma ne siamo tanti, era una festa. Quell'acqua che curia e te dorava, quelle giotte che con lo sole brillava. Adesso. E non ne vuole manco guardare. Ha cambiato colore, no da gialla, no da marrone. Che ne sarà quelli che viene dopo di noi. Brava, no! Questa è bella! Questa è bella! Bellezza! Non sono nate qua. No, no. All'amministrazione che ci ha aiutato molto in questo evento e quindi gli lascio un attimo la parola. Sì, solamente una parola, porto del saluto a tutta l'amministrazione, in particolare del sindaco. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a rendere questa giornata così, così bella, questa bella iniziativa. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie, grazie di nuovo a tutti e prego alla banda che ci ha onorato anche questa volta di questa loro presenza. Grazie a nome di tutti. Il Giorgio massa media non si pareva di questo evento. E allora? L'ho reso noto io. A me. E stanotte non ha dormito per preparare la telecamera. Thank you.
Bene, allora passiamo a questo momento di benedizione. Da parte mia mi è stata chiesta una parola, non so, l'unica parola che posso dire, innanzitutto un grazie per quello che avete fatto. Credo che non ci sia cosa più bella che un'iniziativa che parta dal cuore e dalla base, perché le cose belle si fanno con la collaborazione di tutti, e vedere questo quartiere così addobbato, con tanta cura, con tanto amore, credo che sia una cosa bella. Si tratta di riscoprire le radici, le nostre radici anche cristiane, in un periodo nel quale si ventilavano ipotesi di soppressione di segni del Natale, perché pare che le nostre radici vogliono essere eliminate, però sappiamo che una pianta, se gli tagli le radici, secca. Che cosa può essere la nostra Europa senza le radici che l'hanno fatta grande, importante? Credo che rimanga nulla. Quindi credo che questo segno e questa, per me, novità, anche se mi hanno detto che era tradizione comunque fare presepi, fare gare di presepi, ecco, io, come dire, la saluto e vedo che è davvero una bellissima iniziativa. Per questo ora chiediamo dal Signore la benedizione su questa rappresentazione sacra, e è interessante perché la benedizione che leggerò è anche rivolta a coloro che davanti a questo presepe passeranno e sosterranno, perché contemplando questo mistero che ci dice l'amore di Dio per l'uomo, lui che era Dio si è fatto carne, ecco, ognuno possa ricevere benedizioni per se stesso e uno spirito di pace che è legato, credo, a questo tempo del Natale di cui penso tutti abbiamo bisogno. Ecco, ora ci raccogliamo un istante in preghiera. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Scusate, ma la tecnologia non sempre ci accompagna. Ecco. Preghiamo. Dio di ogni popolo e nazione, fin dall'inizio della creazione hai reso manifesto il tuo amore. Quando avevamo tanto bisogno di un Salvatore, hai inviato tuo Figlio perché nascesse dalla Vergine Maria. Egli porta gioia e pace alla nostra vita, giustizia, misericordia e amore. Signore, benedici tutti coloro che hanno realizzato quest'opera e anche benedici tutti coloro che guardano questa mangiatoia. Possa ricordarci l'umile nascita di Gesù e aiutarci ad elevare i nostri pensieri a Lui, che è il Dio con noi e Salvatore di tutti, e che vive e regna nei secoli dei secoli. Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Una 55 doc che voleva cantare un pezzo a tutti voi, ovviamente. Ecco qua Elisa Liseri. Pensavo una 55. 55 no, 55 doc. E ci tengo a dire 55 doc.
Freden, Frieden, Gott will.